Si racconta che nel 1885 nacque la prima banda musicale di Lacedonia nell'Alta Irpinia, formata da giovani artigiani del posto che negli anni crebbe fino al punto che a dirigerla fu chiamato il maestro Donato Ferrante, diplomato al Conservatorio San Pietro a Maiella di Napoli. Nella competizione con le bande musicali della provincia di Foggia, precisamente San Severo e Lucera, la banda musicale di Lacedonia ottenne a Cerignola l'ambito premio in palio e dopo 8 giorni a Solofra, in concorso con altre 2 bande musicali della Puglia, fu premiata con la bandiera e la medaglia d'argento. Poi, a causa dell'emigrazione e delle guerre, tornò ad essere una piccola banda musicale quasi sull'orlo della chiusura, ma una vecchia foto ricorda la banda centenaria con Don Antonio Pasciuti, che nel 1919 volle ricrearla nel contesto del seminario diocesano di Lacedonia. L'anno successivo Don Pasquale Saponiero divenne presidente e chiamò a dirigere il rinato concerto bandistico il maestro Lodovico Virone, che permise di riscuotere ampi successi in Basilicata, nel Salernitano e nell'Avellinese. A causa del terremoto del 23 luglio 1930, la banda musicale di Lacedonia si sciolse ancora e i suonatori storici trovarono altrove diversa sistemazione, anche se spesso tornavano a riunirsi soprattutto in occasione delle piccole feste religiose. Nel dopoguerra Pietro Scola, Totono Bonavita ed altri si recarono a Napoli per contattare il maestro Gerardo D'Amato del Conservatorio di Napoli. Ho preparato 2 righe proprio perché sono un po' emozionato, quindi non ho mai parlato a tante persone che ci stanno ascoltando. Quindi, come voi tutti sapete, la banda Umberto Giordano è nata nel 72, diretta dal maestro Michele L'Annunziata, adesso non c'è più con noi, e dopo la sua morte nel 78 entrò il maestro Rocco Di Genova. Ma da qualche anno dopo è entrato, non voglio dire, è entrato il maestro Emilio Onorato, cioè mio figlio. Nel 1973 è iniziata la mia avventura nella banda, grazie all'assistenza del mio padrino, fu Michele Leone, che adesso non c'è più, nemmeno lui, e che mi ha portato circa per 40 anni ad oggi a suonare feste per il giro per l'Italia, alcune viaggiando anche di notte e suonando di giorno. Circa 50 anni di marcia, allegre, funebri, opere, operette, sinfoniche e militari, 40 anni di pianure, salite, discese, caldo, pioggia, freddo, questa è la banda. Voglia di suonare infinita e sempre crescente, 40 anni di processione e preghiera. Tradizione belle, raccapriccianti, strane, gioiose, fuochi d'artificio, feste, funerali, celebrazioni ufficiali, eccetera. 40 anni di gioia e di voglia di suonare e fare banda. 40 anni di amici veri, ali strani, giocosi, furbi, maliziosi, ingenui, cattivi, invidiosi, traditori. Ecco, questa è stata ed è la mia banda. E non rimpiango nulla. Essa è stata la mia prima opportunità per suonare in pubblico. È stata una maestra di vita con cui condividere tanto. Inoltre non devo dimenticare però che essa è innanzitutto cultura, conoscenza, pratica musicale, amore per colei che ha sempre amato la musica. Mi dispiace che oggi con noi non ci siano tutti coloro che hanno fatto parte della banda Umberto Giordano, ma specialmente per uno. Un professore di musica, in particolare Giuseppe Granieri. Per i giovani la banda rappresenta un esempio di impegno, dedizione, costanza, forza, spirito di sacrificio, ma anche gioia, soddisfazione, condivisione di momenti di felicità. Per questo non possiamo dimenticare la school music, gli allievi che hanno il meritorio dell'organico della banda che cresce negli anni. Concludo con i più sentiti ringraziamenti verso tutti coloro che hanno fatto parte di questo percorso lungo 50 anni e che hanno saputo destinare il loro impegno e la loro dedizione al servizio della musica. Ringrazio tutti i presenti ed in particolare il sindaco
che ci ha autorizzato allo svolgimento di questa manifestazione. Buon proseguimento di Sanremo. Il complesso bandistico di Lacedonia, di cui vogliamo ricordare i validi componenti di allora, ebbe numerose e qualificate affermazioni. Michele L'Annunziata, prima cornetta, dai poderosi e prolungati acuti e prezioso collaboratore del maestro, Leonardo Festa, prima cornetta di spalla, più leggera ma soave, Donato Sciretta e Vito Attamante, primo e secondo fricorno soprano, Rocco Norate, Michele Schettino, primo e secondo trombone da canto, nonché solisti, Pietro Scola, primo baritono e anche capobanda, Vincenzo Attamante, il baritono, Totonno Bonavita basso in fa, Luigi Cardellicchio con il suo super basso, Pietro Pignatiello al flauto, Francesco Panza di Candela al piccolo in fa, Gennaro Scola al piccolo in mi bemolle, Vitaliano di Lucera, Annunziata di Torre del Greco, Michele Sullo e Mauro Rutigliano di Lavello, Sessa di Rio Nero, primi clarinetti, Michele Scola, Luigi Francese, Giuseppe Ferrarelli, secondi clarinetti. Con questa formazione si iniziò il giro delle feste religiose e quando si girava per il paese con le grandi marce sinfoniche dei maestri Quatrano e Orsomando con anima fascista e cura abruzzese, la gente usciva sulle porte di casa per applaudire il concerto di Lacedonia. Carissimi utenti, siamo qui a Lacedonia, un evento importante per quanto concerne l'associazione musicale Banda Umberto Giordano, che fa i suoi 50 anni. Siamo qui proprio con il maestro della banda musicale Umberto Giordano, Emidio Onorato. Alla sua sinistra c'è Mario Graniero della banda musicale di Vallata, Giuseppe Graniero. Ecco maestro, partiamo da Lacedonia, siamo qui con il maestro Onorato. Maestro, avete davvero suonato dei pezzi importantissimi anche in piazza centrale a Lacedonia. Ecco, quali sono i pezzi che avete suonato? Allora, noi abbiamo fatto qualche marcia sinfonica, ad esempio Maria Luisa, I Sapienti di Nino Ippolito, alcune marcette come A Prima Vista, oppure Marcia dei Fiori, che sono comunque marcette da banda. In sostanza abbiamo fatto sia marce di ieri, marce di oggi, in modo tale da poter inserire, diciamo, il repertorio di 50 anni fa della nostra banda con il repertorio delle marce di oggi, come ad esempio Guglionesi, che è una marcia che è uscita qualche anno fa. Poi abbiamo terminato la nostra sfilata con Washington Post, una marcia americana, per concludere, diciamo, la nostra sfilata e i nostri 50 anni della banda Umberto Giordano di Lacedonia. Siamo tanti giovani della banda Umberto Giordano, qual è la media età e quali sono i giovani più piccoli? Allora, i giovani più piccoli vanno dai 10-11 anni a salire, fino al presidente che ha sui 60 anni in più, qualche anno in più. E poi vabbè, qualche giovincello ce l'abbiamo, quindi età media 15-20 anni. Proprio insieme ai nostri ragazzi di Lacedonia ci sono anche i ragazzi di Vallata. Graniero, maestro della banda musicale Giuseppe Graniero di Vallata, ecco, davvero importante questa manifestazione musicale per ricordare i 50 anni lei ha partecipato come musicista. Sì, ecco, la tradizione bandistica di queste zone è molto radicata e quindi c'è un clima di aiuto reciproco fra le varie bande. In particolar modo qui abbiamo anche dei ragazzi della banda di Vallata, allievi del maestro Giuseppe Graniero, che supportano anche l'attività bandistica della zona, anche perché appunto questa è una delle bande ormai con una storia più lunga della zona, mentre la banda di Vallata più recente ma comunque già con una forte impronta anche che guarda alla tradizione ma anche al futuro, quindi ecco
è molto importante tenere viva questa tradizione e contemporaneamente innovare e fare in modo che sempre più giovani si avvicinino alla musica con passione. Siamo nell'Alta Irpinia, secondo lei c'è il futuro musicale? Assolutamente sì, abbiamo sia il maestro onorato che io, abbiamo diverse richieste anche da bambini molto piccoli che osservando appunto manifestazioni come quelle di stasera si rendono conto di amare la musica e quindi non solo vogliono ascoltarla ma vogliono anche partecipare attivamente, quindi imparare uno strumento musicale, anche perché la banda spesso è l'inizio di un percorso più approfondito che poi sfocia magari nel conservatorio, in orchestre sinfoniche e in realtà anche più, fra virgolette, più grandi, che però non potrebbero esistere senza la presenza delle bande sul territorio locale, insomma. È nel 1972 che la grande banda centenaria prese il nome di Banda Musicale Umberto Giordano dal nome del compositore, guidata e diretta dal maestro Michele Lannunziata, già prima cornetta nella banda musicale della Marina Italiana. Dopo la sua morte nel 1978 il maestro Rocco Di Geronimo, grazie alle sue competenze e alle esperienze acquisite durante la sua permanenza negli Stati Uniti, prese le redini del concerto bandistico Umberto Giordano. Sotto la sua esperta guida sono cresciuti tutti i talenti musicali del piccolo borgo irpino, molti dei quali sono tutt'oggi musicisti diplomati al conservatorio che hanno fatto della musica e della passione per il proprio strumento un vero stile di vita, nonché un lavoro. Negli anni la banda musicale Umberto Giordano ha suonato in diverse regioni limitrofe e partecipato a varie manifestazioni e concerti, ricevendo riconoscimenti e premi. Dopo i decenni di direzione del maestro Rocco Di Geronimo, nel 2016 la direzione passa nelle mani del giovane maestro Emidio Onorato, diplomato in tromba presso il Conservatorio di Benevento. Membro della storica banda fin da bambino, ha orgogliosamente deciso di dedicarsi soprattutto alla formazione dei piccoli musicisti. Da questa intenzione nasce infatti il laboratorio musicale della banda musicale Umberto Giordano, che in modo completamente gratuito mette a disposizione la competenza dei membri più esperti per insegnare ai piccoli a suonare al fine di perpetuare la tradizione musicale di Lacedonia, ma mossi soprattutto dalla convinzione che imparare a suonare uno strumento aiuti i bambini a sviluppare creatività, disciplina e autostima e aumenti esponenzialmente il loro bagaglio culturale. Non manca anche la collaborazione con le scuole e con il comune, sempre attenta a promuovere occasioni di incontro e aggregazione a carattere musicale e ricreativo.